oggi le intolleranze alimentari stanno aumentando in maniera veramente significativa. Smettila. Nella popolazione, bambini in testa, ma anche negli adulti. Un trend che dipende da numerosi fattori e che vede come prima causa proprio l'errata alimentazione. La fretta della vita quotidiana ci abitua a pasti frugali, ad acquistare prodotti che possono garantire una veloce preparazione e spesso anche un costo contenuto. Questo significa che nelle case abbondano sempre di più i cibi surgelati, grassi, a scapito di verdura e frutta di stagione e dei prodotti freschi. È proprio dalla spesa che ognuno deve partire per reimpostare un corretto stile alimentare che ponga in primo piano la salute. Negli ultimi 20-30 anni sono aumentate, sono in notevole aumento soprattutto nella popolazione dei bambini, ma anche negli adulti. Perché? Perché l'importante è mangiare correttamente, è cambiato il nostro stile di vita, è cambiato anche il nostro stile di nutrirsi. Basilarmente seguire, sì, diciamo, la natura, ossia preferire quei prodotti a seconda del periodo dell'anno. Certo, sicuramente prodotti che prodotti di stagione, quindi prodotti non sorgelati, non preconfezionati, non precotti, proprio perché la vita moderna ci ha portato a consumare dei prodotti in modo veloce, disordinato, dei prodotti che non sono più legati alla terra, e quindi le nostre allergie e intolleranze alimentari sono aumentate soprattutto in questo periodo. Grazie alla figura di nutrizionisti esperti è possibile resettare il proprio stile alimentare e reimpostare la propria educazione alla salute, prevenendo disturbi legati all'alimentazione e le allergie, prima tra tutte la celiachia. La celiachia è presente non solo nei bambini ma anche nella fascia adulta, anche perché come sintomatologia è paragonabile a una semplice influenza, mal di testa, mal di pancia, malessere in generale, proprio provocata dall'accumulo di questa sostanza che è il glutine. Alla lunga però potrebbe portare a problematiche ben più gravi. All'interno dei percorsi di educazione alimentare proposti dal Centro per le Famiglie di Cremona, il secondo incontro ha fatto luce proprio sul tema allergie e intolleranze alimentari con Alia Conlus, l'Associazione per la lotta alle intolleranze alimentari e celiachia. Questo esame si chiama bioimpedenziometria, è un esame che mi permette di misurare massa grassa, massa magra e ritenzione idrica. Inoltre mi dà informazioni sul metabolismo basale, cioè quante calorie dobbiamo introdurre nell'arco della giornata, e mi dà informazioni anche sul livello di nutrizione, se siamo sovrappeso, se siamo nutriti oppure se siamo malnutriti. Non è invasivo come esame, lo faccio anche per i bambini e anche le donne incinta, quindi la cosa più naturale di questo mondo. Grazie.